ragazze, ho qui di fianco a me la sport di leader, sono andata a fare una spesuccia veloce, vi faccio vedere le cose che ho preso. C'era in realtà oggi giovedì, è il 3 o il 4? Oggi è il 3 di febbraio, in realtà sono andata anche lunedì, ho trovato tante cose interessanti, quelle magari ve le faccio vedere nei video determinati, perché non ho avuto tempo, mi dispiace, di registrare il video. Allora, scontrino alla mano che è interminabile perché mi hanno scalato 1,50 € dalla spesa, perché avevo raggiunto una soglia, vabbè, e in più mi hanno regalato anche degli stuzzicadenti. Comunque, vabbè, partiamo. Ho preso le more, oh signore, adesso sto scontrino con tutti questi cosi. Vabbè, dai, ragazze, vi dico i prezzi più interessanti. Le more ce ne frega, giusto? Le more da mettere nello yogurt o fare mangiare così come snack. Il solito latte che prendo sempre con l'Angelica, quello alta qualità, fresco. Allora, gli arance ce n'erano di due tipi. Io ho preso queste qui di Sicilia, eccole qua, quelle rosse. Poi i pomodori, questi qui bio, pomodorini bio. Questa qui era in offerta, non potevo lasciarla lì, sperando di non mangiarne troppa. Comunque scade a febbraio 2023, la voleva Angelica perché dovete sapere che fa fatica a mangiare la frutta. Al che gli ho detto, Angelica, dai, pocciamo un po' la banana nella cioccolata. Sì, e mangiare bananine, che ho preso una di piccole del Lido, che lei dice che sono più buone perché sono più dolci. Allora, vediamo noi. Di questi biscotti ne ho comprati 4 pacchi l'altro giorno e 2 li ho presi adesso. Pensavo non li facesse più la Balocco, nonostante sia una novità. Questi sono una droga. Fagottini. Provateli perché sono strepitosi, assomigliano vagamente alle gocciole, però non hanno l'impasto pastoso come la gocciola, ma sono croccanti perché dentro hanno i cornflakes, i fiocchi d'avena integrali. Hanno delle maxi gocce di cioccolato, sono una droga. Non ho guardato le calorie, ma ci sarà da spararsi. Infatti, 400, no, 71 calorie di cioccolato, mica poco, a 71 calorie uno yogurt, forse anche meno. Dipende dallo yogurt, vabbè, sono buonissimi. Poi dopo vi dico un po' di prezzi. Ah, ho preso delle caramelle a 99 centesimi, che in realtà le ho pagate 69 perché c'era lo sconto 30 del reparto. Questo qui dello sconto 30 sono gommose al gusto di ribes e echinacea. Mi andava di provarle. Questi qui sono gli stuzzicadenti che vi dire sayonara, che vi dicevo mi hanno regalato oltre all'1,50 € di spesa. Finalmente sono riuscita a ritrovare i dischetti di cotone, questi qui grandi, che utilizzo per passarmi il tonico o per struccarmi la parte sotto degli occhi. Cerco di usarli il meno possibile perché io ho anche quelli lavabili che uso tantissimo, però ogni tanto questi qua mi servono e questi qui grandi sono i più comodi. Sto cercando di finire quelli piccoli che per me sono un'agonia, mai più li comprerò. Comunque i biscotti della Balocco vedo adesso costano 1,19 €, quindi veramente poco. I lamponi 1,99 €, il latte 1,15 € e i dischetti scruccanti 1,09 €. Poi ho preso a 99 centesimi l'una in offerta delle barrette proteiche. Questi qui non so che marca sia, non la conosco. E questa è alla vaniglia, quest'altra è al cioccolato. Queste qua, poi vi farò sapere, hanno poche calorie, ho visto, da fare una merenda veloce, un pasto fuori casa. Adesso non sto a ritirare fuori tutto, magari li tengo e nei terminati mangerecci vi faccio vedere, vi do qualche informazione in più. Poi ho preso i cerotti, questi qui, kids, perché abbiamo finito sia quelli di Masha che quelli di Minions, 30 pezzi in un formato medio. Potevo prendere quelli piccolini, vabbè, ho preso il formato medio. Micro perforati, anatomici, traspiranti, resistenti all'acqua, protettivi con garza imbevuta di disinfettante. Controllare il microambiente della ferita, vabbè. Dermatologicamente testati, ipoallergenici, made in Italy, questi qua. Poi ho preso in offerta i panni Swiffer, 4,39 €. Sembra tanto 4,39 €, in realtà è poco perché dentro ce ne sono 40. Quindi li ho voluti prendere. Oggi sono un po' più spettinata del solito, scusatemi. Ho lavato i capelli 2 giorni fa, ma li ho tenuti a lavorare, li tengo legati con la cuffia, quindi sono un po' scompigliati. Visto, ragazzi, come mi sono cresciuti. Adesso devo andare a tagliare perché tra il Covid e una cosa e un'altra,
Ma senti, ho sentito dire, fatemi sapere se qualcuno di voi l'ha avuto, che con il Covid i capelli crescono più in fretta. Boh, quasi quasi, quasi ci credo, perché mi sembra che mi siano cresciuti tanto, ma è questo ultimo mese. Boh. Vabbè, 4 euro vi stavo dicendo e 39, ce ne sono dentro 40, quindi buonissimo prezzo. Poi ho preso i sacchetti dell'umido, questi qua. Per la pattumiera da 30 litri, perché qui da noi all'alba del 3 di febbraio devono ancora consegnare devono ancora, perché noi andiamo a ritirare da una, come si chiama, da una tabaccheria, no, tabaccheria, in un bar di cinesi che fa il servizio della consegna dei sacchi, ma non sono ancora arrivati all'alba, come dicevo, del 3 di febbraio, quindi me ne sono comprato un pacco perché i miei li ho quasi finiti. Poi ho acquistato al 30% di sconto questo qui che serve per lavare la lavastoviglie. Guardavo se al volo vedevo il prezzo. I sacchetti costano 1,49 euro. I cerotti 99 centesimi. Winnix 2,19 euro. Poi era scontato al 30%, quindi è passato con 66 centesimi in meno. Non potevo non prenderlo. Poi ho preso il disincrostante, questo qua, con candeggina gel per il water, che contiene oltre alla candeggina anche il bicarbonato. Vediamo se trovo, eccolo qua, 1,49 euro meno 45 centesimi, perché aveva lo sconto 30 meno 5 centesimi del coupon. Vabbè, alla fine la sono venuta a pagare 99 centesimi, non potevo lasciarlo lì, è anche di marca, è della Vicinet, quindi l'ho preso volentieri e in gel. Ultimi due prodotti, ho preso questa mascherina qua perché ogni tanto sforo un po' da oltresole, soprattutto quando vedo dei prodotti eco certificati, cioè certificati naturali. Questa è la certificazione Cosmos Natural EcoCert, e lo voglio provare così. Era in offerta. E per ultimo, ma non per importanza, ho preso questo libro che mi sembra costasse 3 euro. Vediamo se riesco a vedere cosa costa. 3,99 euro, l'ho pagato 3,80 euro, vabbè. Disegni, è un librino, dice, libro con sagome da disegno, il mio mondo magico, crea il tuo mondo magico, un blocco per disegni, 5 sagome, 36 grafiche e un foglio con adesivi. Non è adatto a bambini inferiori ai 36 mesi, vabbè, per i bum parabam. È carino perché ci sono praticamente queste sagome qua, che lì bisogna metterci un foglio di sotto, poi colorarle o con la spugnetta, i pastelli, non lo so, ricalcarli. Poi ci sono degli adesivi e dentro ci sono anche dei fogli che può fare da album da disegni, molto molto carino. Lei poi piacciono queste cose qua, almeno si tiene un po' impegnata. Comunque lunedì tornerà a scuola, volenti o nolenti, lunedì si torna a scuola. E basta, queste sono tutte le cosine che ho preso. In tutto ho speso 30,07 euro. Ultimamente da Lidl non è che ci sia chissà cosa, comunque questa settimana va anche abbastanza bene rispetto al solito. Mi sono persa delle cose interessanti nelle settimane in cui, purtroppo sono stata nelle 3 settimane che sono stata rinchiusa in casa, 15 giorni poi in realtà erano, prima perché era positiva Angelica, poi se non siamo stati noi, adesso si sta tornando fuori, comincia tutto il tran tran solito della vita quotidiana. Quindi ho intenzione anche di andare a fare un giretto. Vabbè, lo shopping baby l'ho già fatto, volevo andare a fare un girettino di shopping per me, spero di riuscire a trovare quello che mi interessa. Poi vi faccio vedere, perché con questi saldi non ho comprato niente, ho comprato solo niente, ho comprato il piumino della Colmar, chiama di niente, 380 euro prezzo pieno costava, quindi un bel giubino. L'ho preso con i saldi, mi sembra di averlo pagato 217, no, 100, sì, o di meno, non mi ricordo più, non mi ricordo. Comunque mi ricordo di preciso che coincideva al centesimo, deve essere stato un segno della vita, con il mio incasso della provvigione da Info Beauty di Oltre il Sole, quindi deve essere stato, è stato bello la cosa, perché ho detto, questo me lo sono guadagnata con il mio lavoro da Info Beauty, è stato carino. Va bene ragazzi, comunque vi comunico che spero di riuscire ad andare almeno giovedì pomeriggio e lunedì sempre da Lidl, così ricominciamo a fare i nostri video. Se c'è qualcosa in particolare che vi interessa, me lo dite, che vi
vi faccio sapere. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividete il video sui vostri social se mi volete aiutare a crescere. Mi trovate su Instagram, mi trovate su Facebook e se volete che contattarmi in privato lo potete fare su queste social in direct oppure nella mia mail che vi scrivo qua sotto nel box informazioni. Stavo dando un'occhiata velocissima al... Certo che... Cioè, vabbè. Comunque di interessante dentro questa mascherina qua c'è l'aloe e c'è un estratto. Cosa sarebbe questo? Non lo conosco questo estratto di questa pianta, almeno il nome botanico non lo conosco. Vediamo in italiano se c'è scritto. Ah, l'aloe? Ah no, l'aloe sì, c'è anche qualcos'altro dentro. Beh, vabbè, magari nei terminati poi ne parliamo. Niente ragazzi, io vi mando un bacio, a presto. Ciao!